Buongiorno, intanto che prendono posto accanto a me, Claudio Serni dell'Università degli Studi di Firenze, di APRE, ci parlerà dei fondi Horizon 2020, del programma dell'Unione Europea che finanzia la ricerca per i prossimi 6 anni, e su questo utilizzo di queste fonti di finanziamento si gioca il futuro della ricerca in Europa e quindi anche nel nostro paese. Poi a seguire entriamo nel merito dei fondi strutturali regionali, quindi dall'Europa al nostro paese, con la dottoressa Silvia Ramondetta di Confindustria Toscana. Se vuole parlare, prendere la parola, ecco. Passo la parola a Claudio Serni che ci racconterà Horizon 2020. Sì, buonasera a tutti, io sono Claudio Serni, come ha detto la giornalista, lavoro all'Università di Firenze e l'Università di Firenze attraverso XAVRI, che è il suo centro servizi per la valorizzazione della ricerca e gestione dell'incubatore universitario, gestisce anche lo sportello APRE Toscana. APRE è l'agenzia nazionale per la ricerca europea che ha la sede a Roma e poi ha varie diramazioni in varie regioni italiane, tra cui anche la Toscana, e appunto si occupa è il punto di contatto nazionale per il programma Horizon, che è il programma della ricerca e innovazione dell'Europa, che va a sostituire il vecchio programma che era l'EPP7. A questo punto diamo una breve introduzione su Horizon, su quali sono anche le caratteristiche di questo nuovo programma. Io ho provato a sintetizzare in 3 parole chiave la novità di Horizon rispetto al programma precedente. Prima di tutto è semplificazione, perché se alcuni di voi hanno esperienza col 7° programma quadro si renderanno conto che anche le procedure di partecipazione sono molto più semplici, le procedure anche di imputazione dei costi molto più semplici, ad esempio i costi indiretti sono tutti contati su un 25%, indipendentemente se si è soggetti pubblici, privati, profit o non profit. L'altra parola chiave è innovazione, perché in Horizon raccoglie tutto ciò che a livello europeo finanzia l'innovazione e la ricerca. Finanzia l'innovazione a 360 gradi, tutta la catena del valore dell'innovazione, dall'idea innovativa fino al prodotto, al servizio pronto per il mercato. E poi un'altra parola che ho ritenuto sia chiave in Horizon è sinergia, perché Horizon ancor più dei programmi precedenti è connesso con tutte le politiche europee, è connesso con gli altri programmi, come poi si vedrà anche successivamente, anche con i fondi strutturali, e quindi ed è inserito in un contesto generale delle politiche programmatiche europee. Questo anche se poi alcuni di voi vorranno fare una domanda, dovranno tener conto di inserirlo nel contesto europeo, in quelle che sono le priorità europee. A questo punto la Commissione ha dedicato un budget per portare avanti la ricerca e innovazione a livello europeo. Horizon ha iniziato dal gennaio 2014 e dura 7 anni, terminerà il 31 di dicembre del 2020, e verranno stanziati nel corso appunto di questi 7 anni circa 77 miliardi, e essenzialmente sono divisi, vedete lo spicchio di questa tavola, in 3 spicchi principali che riguardano appunto Excellent Science, che è la scienza di eccellenza, l'industria leadership e le scienze sociali, poi altri programmi che però non accenno perché sono ugualmente importanti, però sono minoritari rispetto al finanziamento. Per vedere un po' più nel dettaglio appunto quello che si diceva, questi 3 spicchi sono definiti 3 pillars, cioè i 3 pilastri fondamentali. Come si vede, quello in rosso, la scienza di eccellenza, va a finanziare tutti quei progetti che riguardano la ricerca, sia dal punto di vista la ricerca di frontiera, sia la ricerca dei ricercatori, la formazione, l'alta formazione dei ricercatori, lo scambio tra ricercatori, sia le infrastrutture di ricerca. Mentre il secondo pilastro invece è diviso in tre settori. Nel primo settore si vanno a finanziare quelle che sono ritenute le tecnologie chiave per lo sviluppo industriale dell'Europa, e si va dall'ICT, la nanotecnologia, materiali, biotecnologie, manufacturing e space. E il secondo asse è quello dell'accesso alla finanza di rischio per progetti appunto innovativi, di ricerca e di innovazione. E il terzo invece si finanziano quei soggetti che offrono dei servizi per rendere più innovative le PMI. Mentre il terzo pilastro sono le sfide sociali,
Qui sono quelle sfide che la Commissione ha ritenuto a livello programmatico delle priorità per l'Europa. E si va da, sono tutti questi settori, adesso non sto a leggerli tutti, comunque vedrete, si va da health, tutto ciò che riguarda la salute, il benessere, food, poi il clima, la sicurezza in ambito energetico, poi fino ad arrivare questo programma qui sull'innovazione anche nei beni culturali. Ora, com'è, se voi non so quanti hanno esperienza nella progettazione europea, comunque com'è è organizzato? Ognuno di questi punti, questi pillar sono tutti questi punti, viene pubblicato dalla Commissione ogni due anni un work program per ogni punto, che è tematico, e all'interno del work program si trovano tutte le call specifiche di quel settore. Per esempio, se in health ho tutte le call, sono state pubblicate a dicembre 2013, quindi copro con tutte le scadenze il 2014 e il 2015. Questo per ognuno dei punti. Molto importante, dov'è che faccio tutte le ricerche? Tutte le ricerche, se voglio trovare una call, se voglio capire come poter applicare tutti i documenti, le trovo tutti nel portale. Questo portale che appunto accompagna Horizon in tutti questi 7 anni è molto importante se volete provare a applicare per una call, o comunque è fondamentale prendere un attimo di dimestichezza con questo portale, in cui si trova poi effettivamente tutte le informazioni utili per poter poi rispondere a una call, fare le ricerche sia per tematiche che per scadenze. Ora, come vi ho detto, vi ho accennato prima, ogni punto c'è un work program. All'interno del work program ci sono tutte le call. Le call all'incirca sono 2 paginette e vi dice quale sono la sfida che l'Unione Europea vuole fronteggiare, quale si aspetta i risultati, e poi alla fine c'è la tipologia di azione che dovete intraprendere per accedere al finanziamento, se volete che il vostro progetto acceda al finanziamento. E queste sono tutte le tipologie di azione presenti all'interno di Horizon. Ora io accennerò brevemente soltanto alle prime 3, perché sono quelle più importanti, diciamo, sono quelle in cui possono applicare sia industrie, sia PMI, sia centri di ricerca, università, che pubbliche amministrazioni. Le prime 2 sono cosiddette dei progetti collaborativi, e sono divise tra Research and Innovation Action, che sono tutte quelle azioni più dove l'elemento fondamentale è la ricerca, poi ci possono essere anche altre attività, però il mio progetto deve fare essenzialmente ricerca, mentre invece l'Innovation Action sono invece azioni in cui l'elemento fondamentale del progetto deve essere, per esempio, la dimostrazione, la prototipizzazione, insomma, anche se c'è ricerca, però non finanzia la ricerca pura, finanzia azioni, come dire, un po' più vicine al mercato. Mentre il terzo strumento, lo SME Instrument, è uno strumento introdotto con Horizon e che è dedicato alle PMI. Possono fare domanda soltanto le PMI, appunto per la Commissione, per favorire l'innovazione diretta all'interno delle PMI. Ora, come si diceva, questo è una scala abbastanza importante, perché da questo si può vedere quali sono le differenti attività che posso fare. Per esempio, si diceva un Research Innovation Action, io potrò fare delle attività che arrivano fino a qua al 4 o al 5, questo è un livello, diciamo, di prontezza tecnologica, di maturazione tecnologica. Quindi è una scala che va da 1 e arriva a 9. 1 è la ricerca di base e 9 è il prodotto pronto per essere lanciato sul mercato. Quindi, per esempio, se nella call che voglio partecipare trovo Research Innovation Action, io so che mi devo collocare in queste attività qui, fino a qui massimo, posso arrivare al 5. Se invece ho un Innovation Action, dovrò partire almeno da 4, meglio di solito da 5, 6, arriverò fino a 7, 8, alcuni casi 9. E anche lo SME Instrument devo partire da 5, 6 per arrivare fino a 9. In alcune call c'è proprio scritto: il tuo progetto deve fare delle attività che rispondono, che vanno un TRL che parte per esempio da 5 e arriva ad 8. Quindi io posso vedere quelle attività che sono effettivamente finanziate all'interno di quel tipo di call particolare. Ora,
le diverse tipologie di azioni da fare, oltre ad avere un livello diverso di tecnologia e di vicinanza o meno al mercato, hanno anche diverse tipologie di finanziamento. Quelle che abbiamo detto più riguardanti la ricerca hanno un rimborso del 100% dei costi diretti, indipendentemente se sia chi fa domanda sia un centro di ricerca, quindi un profit, non profit o profit, quindi industria, tutti il 100%, mentre invece nelle azioni che possiamo definire un po' più vicine al mercato, dove non è predominante la ricerca ma è la dimostrazione, e si arriva a un finanziamento del 100% per tutti gli organismi non profit, mentre un 70% per i profit. Nello strumento PMI possono fare ovviamente domanda solo PMI, quindi è profit, e quindi abbiamo un rimborso del 70% più una sola call, che è una call health, in cui si è il 100%. A questo si aggiungono poi il 25% per tutti uguale, il 25% dei costi indiretti. Quindi quando si diceva che è più semplice del settimo, perché poi anche nel fatto dei costi, per esempio, tutti è il 25%, indipendentemente se sia università, se sia centro di ricerca. Ora, quanto riguarda le regole di partecipazione, di solito, allora, in generale le regole di partecipazione per partecipare a Horizon possono applicare tre soggetti, almeno tre soggetti giuridici indipendenti tra loro, appartenenti a tre paesi, a stati membri o associati diversi, e poi ci sono alcune deroghe di alcune azioni come lo strumento PMI in cui può partecipare un solo soggetto, ovviamente di un paese, di uno stato membro, di un paese associato. Poi ci sono delle condizioni aggiuntive che si trovano nei vari work programs, che ogni call poi può avere nel partenariato, può chiedere che venga inserito diversi soggetti, però in generale sono questi. Quindi ora volevo concentrarmi un po' più sullo strumento PMI, che è uno strumento, come si diceva, innovativo e che è, diciamo, la possibilità per le PMI da sole oppure associate di partecipare ad una call. Lo strumento PMI ho voluto sintetizzarlo un po' come una corsa che va dall'idea innovativa e che arriva fino al mercato. Ora non so quanti magari conoscete già, qui ho messo un box in cui c'è la definizione europea della PMI. La PMI deve avere meno di 250 addetti e deve poi soddisfare una delle due, tutte e due, una delle due altre condizioni, avere cioè un fatturato uguale o minore a 150 milioni o un bilancio meno o uguale di 43 milioni. Quindi questo anche per rendersi conto qual è la grandezza, la consistenza anche dei possibili concorrenti a livello europeo. Lo strumento PMI è diviso in tre fasi. La prima fase è appunto una fase di valutazione dell'idea progettuale. Io ho un'idea deve essere ovviamente innovativa e deve avere una valenza europea. Ho questa idea e per applicare la prima fase devo fare un piccolo business plan, insomma all'incirca di 10 pagine. Se la commissione lo finanzia, mi darà 50.000 euro in maniera forfettaria per approfondire questo business plan e quindi fare appunto una ricerca di mercato molto più ampia, individuare tutti i rischi possibili poi partner eccetera, quindi che poi sarà la base per applicare alla seconda fase, in cui dovrò scrivere il mio progetto, la mia idea progettuale, circa 30 pagine, e posso chiedere un finanziamento che va da 500.000 euro a 2 milioni e mezzo in questa fase. Ho il tempo per realizzarlo da un anno a due anni. La terza fase, che è quella di commercializzazione, la commissione non dà dei soldi in maniera diretta, non ci sono soldi, non finanzia questa fase qui, dà come una sorta di etichetta di qualità, dice che questo progetto, questa azienda hanno portato avanti un progetto di qualità e che con un business plan molto ben dettagliato, e quindi è un investimento quasi sicuro, insomma un importante, e quindi possono avere un accesso facilitato alla finanza di rischio, quindi ai prestiti per l'innovazione e la ricerca, per commercializzare poi il prodotto che si è arrivati. Ora, qui nello strumento, perché a volte si fa confusione, lo strumento qui finanzia, non finanzia la ricerca pura, finanzia come si vedeva prima da quella scala, finanzia dello sviluppo, cioè parte qui il finanziamento per il progetto, parte cioè attività di sviluppo, di prototipizzazione,
di dimostrazione su larga scala, quindi non mi finanzia la ricerca pura. Io devo arrivare qui, aziende che fanno domanda devono arrivare qui già con un prodotto, in qualche modo già aver fatto i primi test di laboratorio. Poi, allora, dov'è che trovo lo strumento PMI? Lo trovo, come vediamo, in tutti e tre, questa era la struttura, la slide che avevo fatto vedere prima, in tutti i work program delle sfide sociali, e lo trovo nella prima parte qui, nelle tecnologie qui abilitanti dell'industria technologies. Cioè, quindi lo trovo nell'ICT, nanotecnologie, materiali, eccetera, e poi in tutte queste altre. Come vediamo, con delle scadenze, non ci sono delle scadenze annuali come gli altri call, ma ci sono scadenze ogni 3 mesi, quindi è una call quasi sempre aperta. Come vedete, la prima scadenza è stata il 18/6, quindi neanche un mese fa. Io ho raccolto alcuni dati per vedere quanti hanno applicato, quante domande hanno fatto per tipologia di tema. Vedete, ora la commissione, in blu sono le domande pervenute, in rosso quelle che verranno finanziate, il numero che verrà finanziato. Ora, prima che partisse lo strumento, cioè prima, la commissione pensava all'incirca un 10% di successo. Come potete vedere, il 10% è solo la prima. Quelle altre, per esempio l'ultima, questa qui, che è una call appunto PMI in ambito ICT, hanno applicato 885 domande e ne finanzieranno 30. Quindi scusi, questa applicazione a livello europeo, sono a livello europeo, tutta, sì, Europa. Sì, tutta Europa. Ora poi i dati italiani poi anche adesso vediamo. Sì, come dicevo, quindi c'è una concorrenza abbastanza forte. Allora, a proposito di dati italiani, adesso un'altra slide qui sono divisi per paese europeo. Facciamo una, secondo voi qual è il paese che ha fatto più domande? Italia? No, l'Inghilterra, Gran Bretagna, Italia, Gran Bretagna, altri? Nord Europa? Spagna? Allora, vediamo. Italia e Spagna sono in gran lunga 436-420, ma questo non soltanto è lo strumento PM, un po' in tutte le call Italia e Spagna sono quelle che fanno molte domande. Poi il tasso, invece, quelli che hanno più successo sono i paesi del nord, per esempio la Svezia, che è qui, anche la Germania, che però fanno molte meno domande, però poi la percentuale di successo è maggiore. Noi ne facciamo molte, però... Allora, come si fa ad avere questo tasso di successo? Cioè, come vengono valutate? Vediamo un attimo i criteri di valutazione. Guarda, i criteri di valutazione sono essenzialmente tre. Non ce la deve spiegare. L'impatto. Allora, sono i tre criteri, sono l'eccellenza, l'impatto e l'implementazione. In quell'eccellenza si va a valutare quella che è appunto l'idea innovativa, quanto porta di innovazione sia nella propria azienda, o gruppo di aziende, nel proprio territorio e anche nel territorio europeo. Quanto è appunto innovativa lo stato dell'arte, mentre l'impatto si va a valutare quelli che saranno i risultati del progetto. Qual è sarà appunto l'impatto? Cioè quanto, per esempio, non si diceva, avevo detto prima, accennato che ci sono delle sfide. Ci sono delle sfide e poi ci sono dei risultati attesi. Bisogna indicare qui quanto il mio progetto arriverà a soddisfare quei risultati, quanto avrà nel contesto europeo un impatto. Appunto, l'implementazione è la qualità appunto di portare avanti il lavoro, tutte le varie attività che verranno fatte e poi anche la qualità dei partner che mi sono scelto. Adesso abbiamo, insomma, qualche dato così come vengono valutati, cioè il punteggio, per esempio, ogni massimo sono 15 punti, sono 3 criteri, quindi 5 punti per criterio massimo. Però nella fase 1 devo avere almeno 4 punti per ogni criterio e poi avere, per la soglia per accedere al finanziamento, deve essere 13, quindi un criterio deve prendere di più di 4. Non posso avere, per esempio, eccellenza 3, impatto 5 e l'altro 4, cioè devo avere al minimo, tutti devono essere minimo 4. Se il primo criterio, per esempio, è 3, già i valutatori cestinano la mia proposta. Nella seconda fase invece basta 4, tutti 4,
e quindi si raggiunge il minimo di 12. Per quanto riguarda lo strumento PMI e poi anche per le azioni di Innovation Action, il criterio impatto ha un peso maggiore, un peso di 1,5, cioè il punteggio e l'impatto viene moltiplicato per 1,5 rispetto alle altre. Poi per quanto riguarda le tempistica, nella prima fase, quando la scadenza della call, all'esito della valutazione passano 2 mesi. E poi dall'esito della valutazione alla firma del grant agreement, cioè del contratto con la commissione che mi dice ti finanzio il progetto, passa 1 mese. Mentre nella seconda fase ho 4 mesi per la valutazione, il tempo della valutazione, e 2 mesi per il tempo della firma dell'agreement con la commissione. Quindi tempi abbastanza veloci, 3 mesi e 6 mesi. Allora, questo magari potremmo dire anche due parole, anche magari se qualcuno di voi ha delle esperienze con il settimo programma quadro, che era nel settimo programma quadro c'era la fase di negoziazione, che era molto importante, in quanto prima la fase di negoziazione stava in questa fase qui, prima della firma del contratto, cioè quando in cui il coordinatore va dagli officer della commissione per firmare il contratto. Prima questa fase era più ampia, e appunto adesso invece la commissione tende a quasi a escludere la fase di negoziazione. Quindi vediamo in questi tempi qui. Ora lasciamo perdere la prima, che non c'è un vero e proprio progetto, c'è un business plan, quindi, però anche la seconda, 2 mesi sono veramente pochi considerando tutto il gran numero di proposte che sono venute. Quindi anche per gli altri, ora questo è uno strumento PMI, ma anche per gli altri strumenti collaborativi, la fase di negoziazione, cioè la fase che va dall'esito della valutazione, sì, te sei idoneo, il tuo progetto è idoneo, alla firma del contratto, è stata portata a 3 mesi, tranne alcune deroghe particolari, che è molto poco. E quindi il consiglio è quello di non fare come prima si tendeva a fare, per esempio, il budget, farlo un po' per tutte le attività, farlo un po' più alto. Poi tanto c'era la fase di negoziazione della commissione, mi diceva guarda questa attività la devi ridurre i costi, li riducevo, si trovava insomma un compromesso. Mentre oggi la tendenza anche ai valutatori è quella di dire guardate subito come è fatto il budget, se corrisponde realmente a quei costi lì, se le attività sono realmente ben strutturate, perché si tende appunto a togliere questa fase di negoziazione. Adesso non abbiamo ancora, perché le prime scadenze sono state adesso, sono state poco tempo fa per tutti i progetti, quindi non sappiamo bene come sarà, però le indicazioni sono queste anche per i valutatori. Ora qui io vi ho riportato un caso, per esempio facendo delle consulenze a delle PMI con APRE, e alcuni mi dicevano come posso imputare i costi, per esempio uno che piccole e medie imprese, che per esempio sono soci, un soggetto è socio oppure il proprietario, non ha uno stipendio, quindi non avendo uno stipendio come faccio a mettere nel budget, io ci lavoro però nel progetto, mi faccio quanto ci metto, che non avendo uno stipendio, e quindi c'è la possibilità di appunto rendicontarlo e di metterlo attraverso una formula, si applica la stessa formula delle Marie Curie Action per i ricercatori di esperienza, che è questo coefficiente qua, va fatta questa formuletta qui, 4600 eccetera, diviso, e poi ogni paese ha un suo coefficiente, l'Italia è 106,7, poi vabbè si fa il coefficiente diviso 100, ho messo la percentuale, però per trovare, per esempio questa era 2 o 3 PMI qui che erano venute ad APRE, allo sportello, a chiedere questa cosa, perché non sapevano come poter rendicontare, mettere le ore forse... Tutta questa parte, entrando più nello specifico, diventa un po' complicato era un esempio. La cosa importante è che voi siete un punto di riferimento per tutte queste problematiche più specifiche. Sì, certo, ecco. Poi alla fine c'era anche la slide, come sì. Potete, poi lascio i recapiti, anche info APRE, dove potete mandare insomma le vostre richieste di assistenza, di informazione, insomma offriamo attività gratuitamente, informazione e assistenza, diciamo di primo livello, non è che scriviamo la proposta, ma possiamo dare delle indicazioni, dei suggerimenti, oppure risolvere alcuni dubbi come questo o altri, oppure cercare, capire qual è, voi avete un progetto, qual è la call migliore che si adatta a quel progetto lì, insomma le attività sono queste, quindi ma ho
Beh, un'altra cosa era poi i soggetti elegibili, per esempio sono soggetti giuridici. Vabbè, ma concludiamo no, pure, era semplicemente no, no, perché entrando molto tanto, nello specifico. No, ma non era per entrare soltanto sì, per sì, portare un caso concreto. E anche questo va bene, sono soggetti giuridici, alcuni che hanno privi di personalità giuridica possono applicare, altri no. Per esempio un ATS o un ATI non può applicare, non può far domanda, mentre invece una società di persone, pur essendo un soggetto privo di una persona giuridica, però è riconosciuto e può applicare. Quindi no, beh, c'era poi, questo è tutto il percorso, insomma, tutto elettronico per la sottomissione, perché dovete fare tutto riferimento e tutto al portale che ho fatto vedere prima, trovate la call, fate l'applicazione direttamente da lì e caricate i materiali poi in PDF e l'altra parte, perché poi per la domanda è divisa una parte A, che è la parte amministrativa, dove trovate il form direttamente online, lo compilate. La parte B invece inserite proprio il vostro progetto. La percentuale di fallimento, diciamo, dell'applicazione è circa l'1%, ma è dovuta al fatto che trovarsi all'ultimo minuto a inserire il proprio progetto. Quindi un consiglio è cominciare prima, cercare, perché poi alla fine comincia a arrivare il panico e poi qualche errore si fa, quindi è dovuto soprattutto a quello. Qui ora è proprio l'ultimo, ho fatto una schermata, delle schermate di com'è questo percorso tutto online, dalla ricerca della call e poi l'applicazione direttamente lì, l'inserimento dei vari partner, la carica il caricamento dei documenti e poi la sottomissione, che è di solito è sempre alle 17 orario di Bruxelles, alla data poi che c'è scritta nella call. Sì, vabbè, l'ultima che si era già accennato è, qui c'è l'indirizzo email, poi abbiamo anche un sito, vi potete iscrivere al sito, basta il sito Apre Toscana, che è www.apretoscana.org, basta mettere una mail e una password, poi potete accedere, mandiamo periodicamente una newsletter in cui vi aggiorniamo su tutte, sui progetti europei, sulle call, sulle attività che ci possono essere anche sul territorio. Io ho finito, se ci sono... Direi, se ci sono domande, sì, poi passiamo a... Sì. Nessuna domanda dal pubblico su questo argomento? Mi sembra... Allora, una domanda la faccio io, che di solito è... Quando nel caso ad esempio delle applicazioni per le piccole e medie imprese, nel dubbio, cioè non sono sicuro se il mio progetto, la mia ipotesi di progetto può essere interessante, vale la pena di presentarla, come comportarsi? Cioè è meglio presentare quello che si è in mente di fare e poi capire magari anche dal fallimento dove si sono fatti gli errori, oppure magari prendersi più tempo, visto che in questa situazione abbiamo una tempistica davanti piuttosto lunga? Qualche consiglio, proprio dall'inizio? No, un po' difficile, vediamo, l'Italia è la cosa principale, la presenta, cioè non è aspettare, perché abbiamo visto anche dai numeri che tende a presentare la domanda. Magari però cercare, cioè un consiglio che si può dare, ora al di là di aspettare o meno, quella poi è una scelta, insomma, dipende personale. Poi ci sono le applicazioni ogni 3 mesi, quindi può anche vedere gli errori che ha fatto e ripresentarla, quindi può essere anche una scelta. Ecco, questo è un'altra, cioè uno può presentare un progetto, gli viene cassato, può ripresentarlo, rafforzandolo negli aspetti. Non può presentarlo, per esempio, se io ho presentato, sono una PMI, ho presentato un progetto e non posso, cioè se parte il progetto non posso presentare un altro, però? Non posso presentarli due, finché non è finito, insomma, non può, certo, ripresentarlo. Però se non viene insomma finanziato, posso ripresentarlo, certo, la volta dopo. Okay. Quando però deve essere finito, non lo posso presentare subito dopo la scadenza, dipende se è concluso il processo di valutazione. Certo. Cioè devo sapere, certo, quindi presento un progetto, aspetto la valutazione, sì, e poi se... dopo sì, posso ripresentarlo. Però insomma il consiglio è quello di, come dire, di studiare, di mettersi a vedere veramente anche sul, come dicevo prima, sul portale c'è la possibilità di reperire appunto tutti i documenti, vedere, studiarsi i documenti, studiare poi anche il contesto europeo, il contesto politico europeo. Non dimentichi, per esempio, un'altra per esperienza, spesso, cioè non basta che il progetto sia innovativo,
bisogna che risponda anche a delle ad una priorità europea, bisogna che risponda a un contesto europeo, deve essere, non dimentichiamo che un progetto europeo sono finanziamenti europei, soldi dei cittadini europei, quindi deve rispondere a delle sfide europee e avere una dimensione europea. Può essere anche un progetto importante, ma e va a risolvere un problema, però se il problema è locale, difficilmente posso cercare altri finanziamenti da altre parti, ma non europei. Quindi studiarsi bene la call, vedere bene la call, studiarsi tutti i documenti, vari libri bianchi e altro in quel tema che si vuole applicare la call, e poi fare anche dei riferimenti proprio qua mentre scrivo al contesto europeo, alle politiche europee. Ho capito. Se non ci sono domande, se possiamo a questo punto passare la parola a Silvia Ramondetta di Confindustria Toscana su un'altra fonte di finanziamento che sono i fondi strutturali. Io sono arrabbiata e lo tengo qui, se mi sentite sono